Buongiorno a tutti e ben ritrovati, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta dagli studi di Milano News per raccontarvi Milano, la città metropolitana, tutto quello che avviene nella nostra città. L'avete visto anche poco prima della nostra sigla, sono aperte e sono in pieno svolgimento le votazioni per i Milano Storytelling Awards, 10 categorie, 3 candidati a categoria, chi vincerà lo scopriremo l'11 dicembre in diretta su Milano News. Avete tempo tutti quanti per votare dal nostro sito fino al 30 di questo mese, fino a fine mese. Iniziamo la nostra mattinata in vostra compagnia guardando com'è la situazione in questo momento dell'area di Milano. Ci colleghiamo con la nostra Arianna, il vaso che parla dal nostro tetto, grazie a Wise Air, questa startup che ha inventato questo sistema, che è in ben 100 condomini, 100 balconi e terrazzi della nostra città a respirare l'aria, e ci dà questo valore medio che è di 82 nanogrammi per metro cubo, un valore pessimo, lo vedete anche dal colore rosso del numero, è quindi aria pessima, aria inquinata. Ormai dal 15 di ottobre non si riesce a scendere sotto il livello di 25 nanogrammi per metro cubo, che è il livello considerato limite dall'OMS, e quindi insomma l'area di Milano molto molto inquinata nonostante il semi lockdown, nonostante la zona rossa. Continuiamo a parlare invece di appunto zona rossa, semi lockdown, perché questa sera inizia una nuova trasmissione alle 17:30 in diretta dalla nostra redazione, con tantissimi collegamenti, inizia chiusissimi la nuova trasmissione di Milano All News per farvi compagnia in queste sere, insomma, dove non potete andare a fare l'aperitivo da nessuna parte. Beh, fatelo in casa in nostra compagnia. Cosa succederà chiusissimi lo si può capire anche dalla nostra promo. Questa era chiusissimi, questo è quello che succederà da questa sera alle 17:30 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì fino al 4 di dicembre su Milano All News, e avremo tra gli ospiti di chiusissimi anche l'ospite che ci sta raggiungendo in questo momento in diretta, perché tutti i venerdì parleremo di calcio femminile, di cosa ci aspetterà nel weekend, e oggi invece che lunedì a Good Morning Milano andiamo a vedere cosa è successo nel weekend passato. Lo facciamo in compagnia di Mattia Del Giudice, di cofondatore di Cartellino Rosa, eccolo qua, lo vedo collegato con noi. Buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Grazie mille davvero di essere qui con noi, e sono felice anche di averti a bordo della nostra nuova avventura che parte questa sera. Venerdì sera ci vedremo quindi all'interno di Chiusissimi e ci racconterai ancora di più e ancora meglio il calcio femminile, quello che succede alle milanesi in questo periodo molto molto denso, perché c'è il campionato, la Coppa Italia, fra qualche settimana arriva anche la nazionale. Ma raccontaci un po' cosa è successo questo weekend alle milanesi. Allora, iniziamo parlando dell'Inter, che comunque ha giocato l'anticipo di questo sabato ad Empoli contro comunque una squadra molto rodata, che è un po' la sorpresa di questo campionato nonostante sia la squadra più giovane. Però le nerazzurre hanno giocato una partita comunque molto equilibrata, di spessore, sono viste cose ottime, soprattutto in fase difensiva, dove non si è sofferto più di tanto. L'Inter tra l'altro è andata in vantaggio con la solita gloria Marinelli, quinto gol per la Bomber, soprannominato dai tifosi il genio molisano per i suoi lampi nel corso delle partite. Però purtroppo un'ingenuità di Auvin in difesa ha causato un rigore per le avversarie realizzato poi da Cecilia Prugna, quindi un pareggio che alla fine ci può stare, visto come hanno giocato le squadre, e all'Inter sì, magari non è riuscita a fare il sorpasso in classifica, però comunque rimane sempre in un buon centro classifica per giocarsi comunque le sue carte. Il Milan invece vince il match di domenica e di questa giornata contro la Roma 1-0, partita oggettivamente brutta da vedere, perché entrambe le squadre non hanno regalato un buon calcio. Alla fine è stata decisa da un episodio, anzi da due episodi. Il primo è stata l'espulsione del portiere giallorosso Rachele Baldi per una regola semi sconosciuta, molti non erano a conoscenza, per via di un doppio tocco sul rinvio del portiere,
in chiara occasione da gol, perché poi Valentina Giacinti si è avventata sul pallone, ma secondo il regolamento è rosso diretto proprio per l'estremo difensore. E quindi Roma che rimane in 10, ma alla fine il Milan se la porta a casa dagli 11 metri, grazie a un rigore del pareggio sommato dalla stessa Valentina Giacinti. Dunque le rossonere rimangono seconde in classifica, rimangono in zona Champions a 3 punti dalla Juventus. Ecco, allora vediamo anche gli altri risultati di questa domenica, eccoli qua, li vedo in grafica. Quali altre partite sono state un po' la sorpresa oppure la conferma del campionato? E poi riguardiamo anche la classifica da vicino. Allora, la Fiorentina è tornata a vincere sul campo del Pink Bari, sempre più in crisi. Infatti poi la classifica lo vediamo al penultimo posto, sono 7 partite che perde e sono anche tante le partite in cui non riesce a segnare. Unica nota positiva delle pugliesi è il portiere classe 2003, Rebecca Di Fronzo, che ha pure parato un rigore. La Juventus vince a San Gimignano contro la Florenzia 2-1, ci sono state un po' di polemiche per il rigore concesso alle bianconere, molto generoso da parte dell'arbitro. Vince a Valanghe il Sassuolo 4-1 contro un Hellas Verona, comunque vittima di tante assenze a causa dell'emergenza Covid e di tanti infortuni. E infine un pareggio a reti bianche tra San Marino e Napoli, anche lì tantissime polemiche arbitrali sui rigori concessi e non concessi, che alla fine intanto danno un punticino alle campane che magari possono iniziare ora la loro corsa magari per la salvezza. Ed ecco, infatti, che vediamo la classifica, quindi col Milan che conferma il suo secondo posto, Juve sempre al primo posto, e come dicevi l'Inter che poteva magari guadagnare qualcosina, che invece rimane lì nella zona centrale della classifica, giusto? Esattamente, adesso tra qualche settimana, dopo la Coppa Italia, dopo la nazionale, l'Inter avrà una partita comunque abbastanza abbordabile contro il San Marino, quindi è un'occasione d'oro per le nerazzurre comunque di fare magari trovare 3 punti e guadagnare qualcosina sulle avversarie in chiave appunto per la classifica. Infatti lunga pausa adesso il campionato, mi dicevi Mattia, perché adesso appunto ci sarà la Coppa Italia con una doppia partita sia mercoledì giovedì che poi nel weekend, giusto? Esattamente, mercoledì l'Inter sfiderà il Brescia, mentre il Milan il Cesena giovedì. Poi domenica ci saranno altre sfide, sperando si giochino, perché con le squadre di Serie B è sempre in ballo il problema Covid, quindi rischiano di saltare partite, come è successo già quella della Roma in programma mercoledì. Quindi adesso il Milan affronterà il Cesena, poi l'Orobica, mentre l'Inter prima il Brescia e poi la Lazio. Quindi per l'Inter in realtà 2 gare più complicate, perché Brescia e Lazio sono 2 partite che in Serie B sono grandi favorite comunque anche per la promozione. E poi ci sarà la nazionale e quindi il campionato lo rivedremo il 5 e 6 di dicembre, giusto? Esattamente, con, come già detto, Inter San Marino e il big match di giornata Fiorentina-Milan, che può essere davvero decisivo poi per il percorso delle rossonere. Perfetto, va bene. Mattia, io ti ringrazio tantissimo appunto anche per oggi per averci dato il quadro della situazione del campionato di Serie A di calcio femminile. Ci vediamo a questo punto venerdì all'interno di Chiusissimi per raccontarci appunto che cosa ci si aspetta per quel weekend di Coppa Italia. Esattamente, parleremo dei risultati della settimana e poi del weekend, sperando siano ottimi per le milanesi. Perfetto, grazie mille Mattia, buon lavoro e salutaci tutti gli amici e la squadra di Cartellino Rosa. Ricordiamo appunto Cartellino Rosa, qualsiasi social, basta cercarlo su Google, vi si trova subito, avete un portale, avete tutti i vari profili social e raccontate tutti i giorni, più volte al giorno, il calcio femminile. Esattamente, approfittamenti, podcast, quindi se si è in cerca di notizie noi siamo perfetti per trovarle. Perfetto, allora andate tutti a visitare Cartellino Rosa e a ascoltare anche il podcast molto interessante in cui si tratta di calcio femminile proprio perché calcio, quindi sport e non solo gossip o tanto altro che poco c'entra. Quindi davvero grazie mille agli amici di Cartellino Rosa.
Grazie a voi e auguro a tutti una buona giornata. Buona giornata a te, Mattia, grazie mille. Continuiamo con questa trasmissione, rimaniamo sempre con in compagnia di donne, e che donne, sto parlando delle foche parlanti, sono la nostra pausa di riflessione all'interno della nostra giornata di messa in onda. Durante la nostra trasmissione loro ci aiutano a riprenderci, a ricollocarci nel mondo, diciamo, e quindi sentiamo qual è l'incursione poetica di oggi. Strade. Non mancava l'ambulanza. MD McDonald's riflessa su un grattacielo basso. Omini di cartongesso dal benzinaio. Cani salsiccia. Fare pipì 21:58. Nebbia. Autovetture sfreccianti. Le ho contate. Circa 15. Casa. Timo e Malva bolliti. Quello che non si capisce. Vapore ascensore. Balconi insonorizzati. Fatti. Io ci sono. E c'è il mio letto e i miei capelli. Appena, appena sprimacciati. Grazie mille davvero alle foche, grazie mille alle foche parlanti, grazie mille ad Alice Bertolasi per questo momento di pausa all'interno appunto delle frenesia delle nostre giornate, anche perché quest'oggi dovevamo un attimo riprenderci, perché oggi, sapete, noi cerchiamo di parlare il meno possibile di quello che sta succedendo, il meno possibile cerchiamo di parlare di Covid, perché davvero ne parlano fin troppa gente e spesso e volentieri male. Quindi non essendo noi virologi, non essendo noi medici, non essendo noi gente che sa bene che cosa sta succedendo, e cerchiamo di non raccontarvi fandonie dicendovi semplicemente di stare attenti e di seguire le indicazioni che vi danno quelli che ne sanno. Oggi però abbiamo trovato finalmente qualcuno che ne sa e allora abbiamo voluto parlarne, soprattutto per capire come fare a tenere il virus fuori di casa, perché un conto è capire, parlare di molecole, parlare di enzimi, parlare di antibiotici, di metodi medici, ma il problema grosso poi è che in casa tutti i giorni ci troviamo noi con la problematica di tenerlo fuori dalle nostre case, non far entrare, no? non aprite quella porta. Il concetto è un po' quello. Allora oggi ci colleghiamo con Marika Boro, che è un'infermiera di un reparto Covid, appunto, che ci aiuterà un attimino a capire come meglio fare a comportarci con delle regole magari a volte anche già sentite, lo sapete, vi fanno una testa tanta, ma che insomma a guardar bene forse non tutti seguiamo, e quindi è giusto anche rifare un piccolo ripasso e magari scoprire qualcosa di nuovo. Quindi io do il benvenuto in collegamento da Loreto, Marika Boro, infermiera di reparto Covid. Buongiorno Marika, benvenuta. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno Marika. Allora, grazie mille davvero di essere collegata con noi. Appunto, quello che dicevano oggi, cercheremo di capire come fare a tenere il virus fuori dalla porta di casa. Però non posso non aprire questa intervista chiedendoti come va, come sta andando il tuo lavoro, in che situazione stai lavorando. Allora, come saprete comunque un po' tutti, la situazione nei reparti Covid non è molto semplice. Io posso dirvi che sicuramente stiamo lavorando sotto uno stress sia fisico che psicologico, perché la situazione è realmente quella che vedete magari a volte anche nei servizi in TV. La gente che si ammala c'è, sono tante le persone che vengono ricoverate, per cui è un periodo abbastanza impegnativo, diciamo così. Non è semplice, però tutti gli operatori sanitari comunque stanno cercando di fare il meglio nelle loro possibilità finché ce la facciamo, per cercare di andare avanti, insomma, sostenere questa situazione e fare in modo che magari rientri prima o poi, insomma. Ce la stiamo mettendo tutta, però non è semplice, insomma. E allora sono sicuro che, vabbè, da parte mia, ma da parte di tutto il nostro pubblico, arriva un grande grazie e un complimenti davvero per quello che state facendo e per la dedizione che state mettendo nel lavorare in situazioni davvero estreme che molto probabilmente non vi sareste mai neanche aspettato. Tu, Marika, da quanti anni è che fai l'infermiera? Sei molto giovane, quindi immagino sia pochi anni che sei andata in questo mondo. Sì, sono quasi 3 anni che lavoro ormai. Non credo che ti saresti mai immaginata di trovarti in una situazione del genere, neanche nelle più negli incubi, nei tuoi incubi più peggiori, no? Come? Dicevo, neanche nei tuoi incubi più peggiori avresti mai pensato di trovarti in una situazione del genere. No, l'incubo no, perché comunque ognuno di noi sa che ha fatto una scelta e che potrebbe trovarsi di fronte a delle cose anche inaspettate. Quest'anno è successo proprio questo. Sicuramente nessuno se lo immaginava, però comunque va affrontato.
con le sue paure, comunque con tutto quello che ne consegue, perché siamo degli esseri umani anche noi, però comunque lo si fa tranquillamente, perché è una scelta che abbiamo fatto, per cui va bene così. E di questa scelta ti ripeto, ti ringraziamo tantissimo e mi unisco sicuramente anche al ringraziamento, credo, da tutto il nostro pubblico. Quello che però appunto volevamo sapere da te non è tanto un reportage di prima linea, dalle trincee, come viene detto ogni tanto, di chi lotta tutti i giorni, ma come fare invece noi altri, che siamo magari a casa, che stiamo anche seguendo le norme che ci vengono date di non uscire troppo, di non andare in giro, però insomma ogni tanto bisogna uscire per forza, bisogna andare magari a fare la spesa. Come fare a tenere questo benedetto virus fuori di casa? Allora, la risposta che mi verrebbe più immediata, diciamo, è quella di non uscire di casa, però come hai detto tu, sicuramente ci sono delle necessità, quindi mi rendo conto che bisogna comunque continuare ad avere la propria vita in un certo senso e quindi è giusto adottare delle misure che ormai conosciamo tutti quanti, però dobbiamo prendere sul serio e quindi nel momento in cui diventa necessario uscire, sicuramente la mascherina, ormai abbiamo imparato a conviverci, la mascherina è un presidio molto utile che effettivamente, esatto, che effettivamente Sempre qua serve con me. davvero. Sia la mascherina chirurgica che la FFP2, se indossate correttamente, e quindi coprendo sia il naso che la bocca, hanno intanto una prima funzione, diciamo, di barriera. Poi sappiamo anche di dover tenere le distanze almeno 1 metro dalle altre persone. È chiaro che se tutti indossiamo la mascherina correttamente, anche in una distanza, diciamo, più ravvicinata, come ad esempio può succedere nei mezzi di trasporto o varie ed eventuali, il corridoio del supermercato, per esempio, mi viene in mente, se comunque abbiamo tutti la mascherina nel modo corretto, diciamo che si riduce comunque la possibilità di un eventuale contatto con questo benedetto virus. E quindi di attenersi il più possibile alle cose che ci vengono dette perché non sono delle fandonie, diciamo così. Quella delle mascherine, Marga, quella delle mascherine è una cosa molto complicata perché appunto ci viene detto che basterebbe indossare bene la mascherina e la situazione non sarebbe così grave. Perché però la gente non riesce a tenere su questa benedetta mascherina nella maniera corretta? C'è magari anche un po' di vergogna a volte in certe situazioni nel dire no, aspetta, scusami, mettiti sulla mascherina, mi metto la mascherina, stammi lontano, situazioni del genere? Sì, sicuramente sì, e sarà capitato a ognuno di noi, ne sono convinta, di incontrare quel qualcuno che non la indossava nella maniera corretta o di vedere qualcuno che non si comportava magari nella maniera più adeguata e avere un po' di vergogna, forse, non so, imbarazzo, non so come definirlo, nel dire a questa suddetta persona, attenzione, fai così. Secondo me non ci sarebbe nessun problema nel farlo, anzi è compito di ognuno di noi, se vogliamo sia preoccuparci per noi che per le persone che ci sono intorno, cercare di sensibilizzare le persone che vediamo se ne importano un po' di meno magari di questa Ma storia. questo Se soprattutto, invece Marica, succede spesso magari con gli amici, che magari sai, se siete tra amici, c'è quello che se la toglie per bere una roba, poi dice vabbè, resto un attimo senza, e l'altro un po' si vergogna a fare quello, il bacchettone, no? Sembra che poi uno passa per bacchettone. lo comprendo, però è comunque una cosa necessaria, magari senza essere troppo cattivi, diciamo così, magari cercando di essere anche con il sorriso, comunque l'importante è cercare di farlo capire, perché se continuiamo comunque a insistere, forse prima o poi entrerà nella testa della gente e verranno utilizzate nella maniera, diciamo, corretta tutte le cose che ci sono state proposte. Quindi sì, Come dicevi. effettivamente possiamo bloccare un po' la situazione. Anche l'igiene delle mani è fondamentale, non voglio dimenticarlo perché è fondamentale. L'igiene delle mani, sia con gel alcolico che con acqua e sapone, è fondamentale. Davvero, con queste piccole accortezze si può fare la differenza, Marica, però spieghiamo bene perché è così importante l'igiene delle mani. So che sembra una stupidata, sembra di dire a un bambino lavati le mani prima di mangiare. È molto più importante in questo caso, giusto? era importante anche prima che ci fosse il Covid, È devo dire la vero. verità. Esatto, per Ci siamo adesso. accorti che non siamo un popolo di gente che si lava le mani, questo sicuramente. Comunque è molto importante perché sulle mani tende a risiedere comunque tanti batteri, tante cose nocive che banalmente con il lavaggio vengono ridotte drasticamente e quindi i movimenti banali come portare magari le mani verso la bocca per mangiare o per fumare la sigaretta o non so che altro, in questo modo viene ridotta, insomma, la possibilità di. Ti faccio una domanda su, perché prendo anche un po' le manie che poi sono nate in questo periodo, no? Le maniglie delle porte.
Cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo mai più toccarla in vita nostra? Dobbiamo usare gomiti, calci, cose per aprire le porte? Oppure c'è un modo per gestirci in maniera più civile? Allora, se la maniglia della porta è quella di casa, banalmente può essere pulita ogni giorno e quindi va toccata con la mano tranquillamente. Però le porte di locali o comunque fuori da casa, io utilizzo il gomito e consiglio di farlo anche a voi. È sicuramente meglio, a meno che non hai il gel in tasca e quindi apri la porta e poi pulisci le mani con il gel alcolico, allora in quel caso va bene uguale. Altrimenti consiglierei il gomito che utilizziamo anche come gesto di saluto ultimamente, ormai è diventato di moda, quindi usiamo il gomito. Può succedere invece, come dicevi tu, appunto, è comunque molto diffuso in questo momento il virus, sta girando veramente tanto. Può succedere che magari qualcuno vicino a noi risulta positivo o anche magari un nostro parente, un nostro convivente risulta positivo. Cosa fare in casa in quel momento? Cioè, panico completo, diamo fuoco a tutta la casa per sterilizzarla o come gestire la situazione? Allora, intanto vorrei dare la definizione di contatto stretto, perché questa è una cosa molto importante da cui iniziare. Si definisce contatto stretto il contatto fra due persone che avevano una distanza inferiore a 1 metro e quindi erano ravvicinate, oltre il metro, e non indossavano nessun presidio, quindi senza la mascherina sostanzialmente. Per un periodo di tempo che va oltre i 15 minuti, per cui ci sono questi tre criteri: senza Ok. mascherina, contatto ravvicinato o periodo di tempo inferiore a 15 minuti. Questo è per definizione il contatto stretto, quindi tu sai se hai avuto il contatto stretto con una persona che poi è risultata positiva. In quel caso va tenuta una quarantena fiduciaria perché tu non sei positivo. Non sai comunque di esserlo e non ti fanno il tampone immediatamente se hai avuto un contatto stretto, per cui devi stare semplicemente a casa, lontano dagli altri, per un periodo di tempo di 10 giorni circa per vedere se vengono fuori dei sintomi o Ok, comunque devo se. dirlo agli altri che hanno avuto contatti stretti con me, come funziona in quel caso? Allora, se tu sei il contatto stretto di un positivo, il positivo deve informare i suoi contatti stretti, ma non devi informare altri eventuali tuoi contatti Ok, stretti, finisce perché ogni alla contatto prima cerchia si stretto. chiude, ok, perfetto. Esattamente, esattamente. Nel caso in cui invece il positivo sei tu, appunto, devi ricordare un po' i posti o le persone che hai visto per appunto informarle e dare modo a queste persone di fare una quarantena in casa di almeno 10 giorni e tenere sotto controllo la situazione. Nel caso in cui ci sia un positivo in un'abitazione Ecco. e ci sono dei coinquilini magari in questa casa che Sì. non O sono positivi, marito e moglie, mi viene in mente, ad esempio, situazioni del genere, non so. Tipo marito e moglie che si spera stiano vicini, cioè, poi conosco anche mariti e mogli che sono molto lontani, non si vedono neanche, però nel senso, nel più delle volte, un marito e una moglie stanno vicini, vivono succede che in una insieme, casa in cui dormono vivono più insieme. persone ci sia un positivo e Ok. allora intanto non c'è bisogno di mettere fuoco a tutta la casa, ma No, ok. c'è anche la possibilità che i contatti col positivo non diventino a loro volta positivi, se però Ok. vengono seguite determinate appunto accortezze. Ci sono dei piccoli accorgimenti, insomma, da seguire. Si può fare, quindi non è impossibile essere negativo anche se in casa c'è un positivo, e banalmente si tratta di queste cose. Scusa Vabbè, Marica, intanto. ripeti, non è impossibile essere negativi anche se in casa c'è un positivo, hai detto, giusto? Se hai un caso positivo in casa, stai Ok. tranquillo che potresti essere negativo, Ok, cioè non è quindi. per forza, non è Ok. scontato che tu diventi positivo se hai un coinquilino positivo, ecco qui. Però, come dicevo, è necessario avere una serie di accorgimenti in casa che abitualmente, diciamo, non si usa avere. E quindi la persona positiva deve restare nella sua stanza, isolato sostanzialmente. Se possibile, dovrebbe avere un bagno privato per Ok. sé. Se questo non è possibile, quindi se il bagno in casa è solo uno, è necessario disinfettarlo ogni Necessario. qualvolta la persona positiva entra ed utilizza quel bagno. Per cui tutti i sanitari devono essere disinfettati con i prodotti che troviamo nei negozi di Ecco, grazie detersivi. Marica. Appunto, non serve chissà cosa, chissà quale prodotto Chiaramente industriale usa un o. prodotto, diciamo, con del disinfettante all'interno, quindi anche la candeggina, comunque i Ok. prodotti che vengono utilizzati per pulire i sanitari Perfetto. normalmente. L'accorgimento è proprio quello, però, di doverlo fare ogni qualvolta in cui la persona entra nel bagno per poter Ok. permettere agli altri di utilizzare. Banalmente, cosa succede anche per il cibo?
i piatti, le stoviglie sostanzialmente. Se è possibile, anche se mi rendo conto non è molto ecologica come scelta, però sarebbe preferibile utilizzare cose in plastica che poi vanno buttate via, quindi il piatto, le posate, il bicchiere di plastica. Ok. Però mi rendo conto anche che è un momento. Facendone, Marica, ti chiedo questo, facendone proprio magari una pattumiera a parte, cioè del colui che è positivo in modo da tenere, perfetto. Assolutamente sì, ci deve essere Ok. un cestino nella stanza del positivo, Ok. sostanzialmente, con due sacchetti. Il primo sacchetto e un altro sacchetto all'interno dove Ah, vengono smaltite ok. tutte le cose, insomma, del paziente, del malato. E il doppio sacchetto chiuso viene poi smaltito, vabbè, da un'altra persona che deve prendere quel sacchetto con i I guanti, guanti. chiaramente, perché tutto quello che è nella stanza non deve uscire dalla stanza, Ok. considerato un pezzo. Per cui ci devono essere gli accorgimenti per chi, insomma, ha poi da fare con lo smaltimento, eccetera. E dicevo, se vengono utilizzate magari stoviglie, il piatto di ceramica che deve essere lavato, attenzione ad utilizzare una spugnetta diversa da quella che utilizzi per gli altri piatti in casa. Quindi deve essere tenuto tutto a parte, Tutto a parte. sostanzialmente, per il malato. Tutto questo, Maika, non è essere esagerati, ma è semplicemente essere sicuri, giusto? Sì, esatto. Non è esagerazione, ma è quello che va fatto se un minimo vuoi evitare di diventare positivo anche tu poi, perché sicuramente il tuo convivente non puoi cacciarlo di casa, non è una cosa So che molti lo ideale. userebbero come scusa, ma poi non funzionerebbe, infatti. No, no, non puoi. Esatto, per cui io vi dico che è possibile farlo, servono solo degli accorgimenti, ma conosco anche delle persone, cioè miei amici sostanzialmente, che avevano dei positivi in casa. E loro non sono diventati positivi perché sicuramente seguivano degli accorgimenti. È un po' noioso probabilmente perché devi stare attento a tante piccole cose, ma serve farlo. Quindi. Appunto, questi sono gli accorgimenti che possiamo mantenere per tenerlo fuori di casa, anche se il virus, diciamo, è entrato in casa, appunto. Una domanda, Marica, proprio tecnica, perché tu mi hai parlato del caso di una fiduciaria, ad esempio, quindi una quarantena fiduciaria perché qualcuno che conosco, qualcuno con cui sono entrato in contatto è risultato positivo e quindi io di conseguenza rimarrò in casa, fermo e non esco per 15 giorni, giusto? Quant'è la fiduciaria? Non mi ricordo, 10 giorni. 10, 10 giorni. 10 e fai il tampone poi alla fine dei 10 giorni, Ok, altrimenti sono 14 giorni e l'ultima settimana però deve essere senza senza sintomi, sintomi, quindi. perfetto. E ricordiamo che contatto stretto vuol dire una persona che è stata con me un quarto d'ora, minimo un quarto d'ora, Più di un senza quarto d'ora. mascherina, più di un quarto d'ora, sì. A Più di un quarto d'ora senza la mascherina e a meno di un metro meno di di 1 metro di distanza. distanza. Può succedere appunto che, però, può succedere, allora io sto in fiduciaria a casa. In quel caso, cosa devono fare invece i miei coinquilini? Cioè, se io sono in fiduciaria, mi devono trattare come un positivo o c'è una via di mezzo? Come funziona in quel caso? No, purtroppo non c'è una via di Ok, mezzo. sono Devi appestato quindi in quel momento. trattare tutti come potenziali positivi. Ok. Nell'incertezza, tratti tutti come potenziali positivi e non il contrario. Ok, no, lo dicevo per il papà della nostra regista che volevo liberare dalla camera da letto che tengono chiusi da 10 giorni lì. Però. Marica, grazie mille davvero. Un messaggio però che possiamo dare in chiusura di questo nostro collegamento per sopravvivere, per vivere comunque questo momento e non per farci prendere dallo sconforto e per farci abbandonare a noi stessi. Quale può essere? Allora, mi rendo conto che è un momento molto difficile e che viene facile pensare di mollare tutto e tornare a comportarsi come prima, non è così. Io vi consiglio di continuare a tenere duro perché se ci impegniamo tutti allo stesso modo c'è una possibilità comunque per venirne fuori. Però dobbiamo essere tutti uniti nel farlo e seguire gli accorgimenti che ci vengono dettati. E non creare problemi tra noi, per cui non prendersela se uno ti dice solleva la mascherina o rispetta questa cosa qui. Tutto qua, ce la possiamo fare solo se davvero ci teniamo anche noi in primis e non pensare che in realtà sia tutta una congettura o che non esista o che no. La situazione è reale, le persone che stanno male esistono davvero, per cui cerchiamo per quanto ci è possibile di stare lontani dalla realtà poi ospedaliera che è peggio, sicuramente peggio, per cui restiamo a casa, perché la casa è più confortevole del reparto, sicuramente. Ecco, ottimo messaggio questo, davvero molti forse non hanno ancora capito
quanta verità c'è in queste parole, nel senso che davvero si può stare anche male a casa propria, ma in ospedale si sta ancora peggio, nel senso che nonostante tutto quello che fate voi per farci stare bene, sicuramente non si è nel comfort della propria casa e si è in una situazione davvero davvero complicata. Marica, davvero grazie mille per il tuo intervento, è stato molto molto importante, abbiamo spiegato, abbiamo messo i puntini sulle i, abbiamo fatto un po' di chiarezza in questo momento così molto caotico con la semplicità con cui ce l'hai fatto, quindi davvero grazie mille per il tuo contributo. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie mille a Marica Moro, infermiera di un reparto Covid che ci ha aiutato a capire meglio tutta la situazione, a capire meglio come fare però a vivere in questo momento con piccoli accorgimenti, a volte anche grandi, a volte qualche sacrificio, ma riuscendo comunque a sopravvivere e vivere bene nella propria casa, cercando di mantenere il virus fuori dalle nostre abitazioni. Grazie mille davvero a Marica Moro. Noi continuiamo con la nostra trasmissione perché, lo sapete, è da pochi giorni è stata aperta la seconda fase dei Milano Storytelling Awards. Si può votare fino al 30 di questo mese. Chi sono i candidati lo potete vedere adesso. Questi sono i candidati dei Milano Storytelling Awards. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che questa sera c'è un altro appuntamento. Adesso in chiusura vedrete qual è, ma è l'appuntamento con Chiusissimi, sempre in diretta alle 17:30, da questa sera fino al 4 dicembre, dal lunedì al venerdì, per farvi compagnia in questa zona rossa, in questo semi-lockdown in cui stiamo vivendo. Quindi buona giornata a tutti, grazie mille per averci seguito e ci vediamo questa sera alle 17:30, sempre qui in diretta con la prima puntata di Chiusissimi. Arrivederci.